Ci siamo, vi porto nella scatoletta. Mi chiamo Francesco Valiani, sono nato il 29 ottobre del 1980 a Pistoia, in Toscana. Sono scherzoso da sempre, perché è il mio modo di fare, mi piace prendere la vita in questa maniera. Poi sono abbastanza pignolo, specialmente nelle mie cose, nel tenere in ordine tutto quello che riguarda la mia vita, a partire da, che ti posso dire, i contratti, le buste paga, le bollette, cose del genere, tutto rigorosamente in ordine cronologico e tutto in schedari. Sono versatile perché mi trovo bene in tutte le situazioni, a partire dal centro sociale al teatro. Mi piace, insomma, mi piace un po' misurarmi in tutte le dimensioni, quello sì. Se non avessi fatto il calciatore mi sarebbe piaciuto. Da ragazzino ero appassionatissimo di macchine, di motori, e mi sarebbe piaciuto rimanere nel campo dei motori, anche semplicemente fare un meccanico così. Però anche, diciamo in maniera diametralmente opposta, fare il lavoro che fa mio padre, quindi l'architetto, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Da ragazzino facevo il centrale di centrocampo, dopodiché sono stato dirottato in fascia perché ero piccolino, rapido, veloce, quindi quando ho cominciato a fare il professionista sono stato messo a fare l'esterno di fascia. E poi piano piano, diciamo che durante la carriera mi sono specializzato a fare svariati ruoli, a partire insomma dal centrocampista, all'esterno alto, al terzino, a tutto quello che c'era da fare l'ho fatto, insomma, se bastava ci fosse da giocare. C'avevo il pallone nella testa, volevo sempre giocare, e in casa facevo danni, rompevo veramente di tutto, quindi insomma hanno deciso di portarmi al campo. Mi è sempre piaciuto tanto calciare al volo, è una delle cose che mi viene meglio, a volte è anche meglio di quando la palla è a terra, e questa è una cosa un po' particolare, quindi mi è sempre piaciuto, quindi forse mi sono anche allenato di più. Quando le cose ti piacciono ti viene anche più naturale farci, come ti posso dire, continuare a provarci, insomma è sempre più, lo so che bisognerebbe sempre specializzarsi in tutto, specialmente anche le cose che ci piacciono meno, però quando le cose ti piacciono ti viene ancora più volentieri di allenarti continuamente. Il difetto che posso avere, forse sul sinistro bisognerebbe, avrei dovuto lavorare un po' di più, anche se insomma penso di non avere un sinistraccio, ecco, non è che ci salgo solo le scale col sinistro, insomma mi ci do da fare comunque, ecco. Poi esordio in A con il Milan e con il gol decisivo a San Siro, basterebbe quello, credo, per dirti che, per capire che veramente credo sia era il sogno di una vita, ecco, insomma, esordire in A in uno stadio di quel tipo, con una cornice di pubblico, mi ricordo ancora pazzesca per il periodo, perché comunque era fine agosto, non ci si aspettava lo stadio strapieno in Milan-Bologna, invece questa partita andava precisa a combaciare con l'esordio con la maglia del Milan di Ronaldinho. C'erano in campo tutte e tre i palloni d'oro, quindi era proprio una partita molto particolare anche per loro, era la prima di campionato, c'era la curiosità di vedere tutti questi campioni messi insieme, e alla fine insomma invece venne fuori quello meno famoso. Guarda, il gol che mi ha emozionato di più è stato quello con il Lanciano, è stato quello con il Lanciano per proprio anche per la bellezza del gol, insomma è venuta fuori una parabola perfetta, proprio un tiro bellissimo che ha preso il giro giusto, che è stato proprio il gol perfetto, ecco, la soluzione perfetta da prendere in quel momento, difficile, comunque sono rimasto, come posso dire, per un attimo anch'io ho detto cavolo che gol ho fatto. Il mio giocatore di riferimento è sempre stato, fin da ragazzo, Gianluca Zambrotta,
perché era l'esempio, l'esempio chiaro dell'esterno moderno, cioè quello che attaccava e difendeva, che faceva tutte e due le fasi, che si faceva la fascia per intero. Lui è sempre stato il mio prototipo di giocatore in riferimento al mio ruolo. Come idolo indiscusso invece ho sempre avuto Roberto Baggio. Le passioni al di fuori del calcio ne ho tante, me le sono sempre coltivate perché ci sono importanti, perché non si può vivere di solo pallone dentro e fuori dal campo. Quando sei a casa c'è bisogno di svagarsi, è comunque un lavoro che ha le sue pressioni, quindi hai bisogno di avere i tuoi interessi che ti estraneino dal mondo di tutti i giorni, dagli allenamenti, da quello che vivi al campo. Allora, partendo dalle mini, è nato tutto perché un bel giorno ho cominciato a cercare una mini perché mi ero fissato con questa macchina. Mi è sempre piaciuta, quando ero piccolo l'aveva una un mio amico e la vedevo sempre al bar dove uscivamo. E quando economicamente ho potuto, ho iniziato a cercarla, e fino a quando insomma non sono riuscito a trovare la prima che ho comprato, che l'ho comprata nel 2006, che è diciamo molto più ben rifinita di questa dove siamo adesso, però è stato insomma, quella, lei è proprio la mia bambina insomma tra le mini. Venendo alla musica, proprio con Marino c'è grande intesa, insomma siamo due amanti del rock. Lui forse rispetto a me è amante del rock un po' più hard, un po' più pesante, proprio il rock quello vero. Io sono un po' più da rock un po' leggermente più, diciamo, come posso dirti, più verso le ballads, più verso le un po' più melodico di lui, però non disdegno neanche il rock alla Marino, quello proprio da lingua di fuori e mano bene in vista, insomma. L'emozione che ho provato a entrare in questo stadio da giocatore del Bari è stata molto più intensa rispetto a quella proprio da avversario. Un aneddoto di quando sono arrivato a Bari, quello che mi è rimasto impresso è stato proprio quando ho comprato questa macchina, questa mini. Cerco su internet, telefono e vado ad Adelfia, arrivo in questa officina di Giovanni, personaggio incredibile, ultra positivo, simpatico, un personaggio di altri tempi. Entro nell'officina di Giovanni e la prima cosa che gli dico, non ero stato riconosciuto, e gli dico subito: salve, sono sarei qui per parlare della mini che avete messo in vendita, che ha messo in vendita. E lui mi guarda, avevo pantaloni strappati, mi fa più in barese che in italiano, però qualcosa è riuscito a capire, mi fa: e tu manco i pantaloni riesci a comprarti, ti vuoi comprare la macchina. Mi sono innamorato follemente delle burrate, anche della focaccia barese, però la burrata è proprio una cosa che ogni tanto faccio uno strappo alla regola e me ne mangio anche un paio. Il piatto preferito, in assoluto, indiscusso, direi la lasagna a ragù classica fatta con besciamella abbondante, quindi bella carica, diciamo. Cantanti preferiti sono due, sennò poi dopo si arrabbiano. No, scherzo. Diciamo uno italiano e uno straniero. Sono due gruppi, sono i Pearl Jam e di italiani gli After Hours. Attore preferito è Samuel Jackson. Lui è forse perché poi va a combaciare anche con i miei film preferiti, quindi diciamo che Pulp Fiction è il mio film preferito e quindi di conseguenza non poteva che essere lui. C'è le gomme che andando a sinistra mi fischiano un po', non ci far caso. Il saluto è doveroso e soprattutto devo dire che i tifosi qua sono stati una sorpresa, perché sapevo che era una piazza calda e attaccata, ma mai avrei pensato che a Bari si vivesse veramente per la Bari, come si dice qua, e il mio saluto va a loro, va alla voglia che hanno di seguirci anche quando le cose come in questo momento non vanno benissimo, non stiano andando bene come vorrebbero loro e come vorremmo noi, perché quello che mi piace
sempre ribattere che noi vorremmo veramente che le cose, vorremmo vincere sempre, vorremmo sempre vederli festanti, sempre di più allo stadio in casa, sempre di più in trasferta, come loro tra l'altro fanno ugualmente anche quando i risultati non sono granché. Ti nomino Alessandro Rosina, va bene? Ciao ragazzi, è stato un piacere parlare con voi e fare questa intervista. Vi saluto che adesso vado a mangiare anch'io. A presto, voglio. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua. Yeah, yeah.